È partito questa mattina con l'intervento di Polizia Municipale e ASIA, volontari e associazioni che lavorano con i senza dimora, il piano di recupero della galleria Umberto I, da anni assediata da impalcature e persone che hanno fatto di quei ponteggi la loro casa. Noi abbiamo la fortuna di avere circa 70 organizzazioni che lavorano ai senza dimora, tra camper, persone che portano i pasti, associazioni che si occupano anche di un recupero vero. L'approccio è positivo. Ma è chiaro che alcuni di loro hanno la convinzione che certi luoghi che hanno occupato è casa loro e quindi non riescono a entrare nella mentalità di spostarsi. Noi questo è il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo dato prima una risposta concreta, cioè ampliando per quanto abbiamo potuto, abbiamo quasi raggiunto 75 posti in più, ampliando quindi le realtà che già esistevano. Adesso bisogna lavorare a convincerli, ma nello stesso tempo però anche con determinazione, perché fin quando il posto non c'era è giusto che ognuno trovi il suo riparo, ma adesso i posti ci sono e quindi dobbiamo anche ridare dignità a dei luoghi che fanno parte della città. Allora, al momento noi abbiamo quasi 400 posti letto tra associazioni e dormitori pubblici o anche enti privati, ma siamo di fronte a un'esigenza di circa 1800 persone. Quindi dobbiamo fare molto, ma io credo che dobbiamo fare molto per fermare questo processo di grande povertà che stiamo riscontrando in tutte le città e in tutta Europa. Mettere fine ad incuria e degrado all'interno della galleria è dunque una delle priorità dell'amministrazione cittadina, che sul tema ha istituito un tavolo di lavoro e chiamato a collaborare anche i condomini di Piazzetta Matilde Serao. Alla vigilanza diurna garantita dal comune con la pattuglia di polizia municipale si affiancherà quella notturna affidata ai privati e proseguiranno i lavori per il restauro dell'ingresso di via Toledo. Noi destineremo una pattuglia sia la mattina che il pomeriggio fino alle 20, questo possiamo sostenere. Poi con la disponibilità dei condomini contiamo di avere anche una vigilanza notturna a carico delle guardie particolari giurate. Di concerto con la sovrintendenza si lavorerà anche alla riqualificazione di pavimentazione e lucernai di proprietà del comune e sarà lanciato un programma di promozione di attività commerciali e culturali all'interno della galleria.